Dicono che avesse una voce velata, segreta. Dicono non amasse farsi fotografare e che si rifiutasse di pubblicare i risultati delle sue ricerche. Scrivono fosse angosciato per aver compreso prima degli altri le spaventose complicazioni della fisica nucleare. Ettore Majorana è un fisico combattente. Consapevole delle sue capacità, era un curioso. E Fermi trova pane per i suoi denti. Che i rapporti fossero tesi è fuori di dubbio. Majorana mette in discussione il senso del lavoro che gli scienziati stanno facendo in quel momento. Ne hanno cercato il corpo nelle acque del Tirreno. Hanno pensato di riconoscerlo nei monasteri di mezza Italia, tra gli sbandati di Mazara del Vallo, lungo le avenidas di Buenos Aires. Io farò sì che la posterità non possa trovarmi. Nessuno mi troverà.